Alleluia, benedetto tu sei, Signore. Alleluia, 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 alleluia. Amen, Signore. Meglio un giorno nei tuoi cortili che mille altrove. Alleluia, gloria al tuo nome, sì, oh Signore, alla tua presenza vi è cibo a sazietà. Alleluia, vi è gioia, Signore, e eterna. Alleluia, gloria al tuo nome, mentre il mondo ci offre, cerca di corromperci. Signore, cerca di illuderci, alleluia, andala massia, la mai, andala massai, alleluia, gloria al tuo nome, grazie per la presenza del tuo Spirito dentro di noi, che ci fa valutare ogni cosa, alleluia, che ci fa discernere il bene dal male, alleluia, le cose, Signore, buone delle cose, Signore, non buone. Ed ora siamo qui, oh Signore, per offrirti il tutto della nostra vita, alleluia, come soave profumo, insieme a Gesù, che con te lo benediciamo in eterno. Alleluia, amen, amen, amen. Alleluia, amen. Egli è qui, alleluia, e si muove tra di noi. Alleluia, alleluia. Dove due o tre sono radunati nel mio nome, c'è la mia presenza. Alleluia. Siamo tutti presenti stasera, anche quelli che siamo qui, perché anche se siamo in tanti, potremmo non essere presenti veramente in due, perché distratti con la mente, quindi come se non ci fossimo, no? Allora, quindi non solo dobbiamo essere, lo siamo fisicamente, ma lo dobbiamo essere spiritualmente, alleluia, amen, cioè con lo spirito, amen, gloria a Dio, in modo tale da permettere a Gesù, che è qui in mezzo a noi, di parlarci mediante lo spirito, perché fratello, lui non è che si mette a parlare con noi e ne domanda giocasto ad un mola. Giocato giochillotto, lui le scuse non ne fa, lui fa discorsi spirituali, è giusto? Quindi per poter capire le cose spirituali bisogna che il nostro spirito sia sveglio. Per esempio, tanti di quelli che sono nel mondo, no? Perché non sono presenti nella Chiesa? Perché il parlare del Signore non gli interessa. Quindi dici, che ci vai a fare a Chiesa? Non mi interessa, sono cose che non mi interessano. Giustamente il Signore può parlare a loro? Non può parlare, perché anche se Lui dovesse parlare, loro non lo capirebbero. Amen, gloria a Dio. Ecco perché, vedete, c'è anche questa repulsione da parte di quelli del mondo e noi, compresi amici, parenti, no? Perché se non sono veri credenti, sia amici che parenti, insomma, non cambia niente, amen, gloria a Dio. C'è questa repulsione appunto perché i loro pensieri, le loro idee sono, stava dicendo, mondane, non vorrei offenderle, no, ma da semmo. Anche dice se va sempre dai, perché se uno pensa alle cose del mondo e trascura le cose di Dio, quindi si vede che è più attaccato alle cose mondane nel mondo anziché alle cose di Dio. Alleluia. Quindi lo Spirito Santo, vedete, quindi in loro non c'è, non esiste. Perché se ci fosse lo Spirito Santo dentro di loro, si sentirebbero attratti verso questo luogo. Oh, no, dice questo luogo, per forza attratto quel luogo, ma nei luoghi di preghiera, dove si parla del Signore. Amen. Invece, vedete, tanta gente vive nel mondo perché non si sente attratta dalle cose di Dio. Quindi si sente attratta dalle cose del mondo, perché effettivamente è quello il loro ambiente, perché vedete, così sia glorificato il Dio. Guardate, attenzione, che questa qui è un esempio bellissimo che il Signore mi sta dando in questo momento, perché anche se sono nostri parenti o amici, non si trovano in mezzo a noi, con noi, perché appunto
i loro desideri, i loro progetti, le loro idee sono diverse di quelle che abbiamo noi, i nostri pensieri. Perché dentro di noi c'è lo Spirito Santo che ci attrae verso Cristo e verso il luogo della preghiera. Amen? La casa del Signore. Invece, vedete, loro vengono attratti, siccome non c'è lo Spirito Santo, allora, come dice l'Apostolo Paolo, che i desideri della carne sono contrari ai desideri dello Spirito. Amen? Ecco perché, vedete, non andiamo d'accordo manco tra amici e parenti, perché loro hanno desideri della carne. Dentro di noi, essendoci lo Spirito Santo, abbiamo desideri dello Spirito, abbiamo pure desideri della carne, non è, però sono limitati. Amen, gloria a Dio. Quindi, e allora, vedete, loro preferiscono vivere nel loro, nella loro cerchia di persone. E così avviene, vedete, anche in natura, se noi vediamo, guardate. Se noi vediamo i passeri, per esempio, no? I passeri. Che vivono? Tra di loro passeri. Mi ricordo che qua sotto, la sera, quando viene l'imbrunire, tutti questi passi, questi uccelli, si raccolgono tutti, ci sono gli alberi, nelle palme pure, e cominciano, e vogliono su tutte passere. Amen? Perché? Vedete? Perché loro hanno il loro modo di vivere. Quindi si radunano assieme. Na rondano, da non ci va. Per dire, un cardellino lì non ci va. Oh. E allora, un altro esempio. E allora, quando i pescatori vanno a pesca, no? Che fanno? Per esempio, però che un periodo di custardeggi, no? Noi vediamo che i pescatori, quando pescano le costardelle stanno tutti insieme. Amen. E i pescatori, quando tirano e ridono, insomma, secondo quello che è, li tirano tutti della stessa qualità. Amen. Gloria a Dio. Vedete che vivono tutti a gruppi tra di loro. Amen. Tutta la natura, noi vediamo che altri tipi di pesci vivono proprio tutti insieme, alleluia. Ecco quando gettano le reti, sì, c'è dove gettano le reti e pescano un po' di tutto, però di solito i pescatori sanno, in base a quello che vogliono pescare, loro adottano il sistema adatto per quello e sanno che loro si radunano tutti a gruppi grandi, diciamo, gloria a Dio. Ora, così è l'umanità. Per esempio, ecco, tutti quelli che amano il calcio. Tutti quelli che amano il calcio, che fanno? Vanno in farmacia e si cadono un calcio. No? No? Eh? Si fanno i punture? Sono forza l'osso. Il calcio come sport. Oh, e allora, quelli che amano il calcio, voi vedete che si radunano tutti insieme dopo, o quanto campo sportivo. Amen? Perché sono tutti della stessa idea, dello stesso pensiero. Amen? Quelli che amano per esempio il pugilato, no? Pure, vedete, quindi come tanto gli animali che le persone si ritrovano insieme dove c'è il pari sentimento, dove c'è lo stesso modo di pensare, di vivere, gli stessi desideri. Amen? Allora, quindi, allora, noi perché ci ritroviamo insieme? Perché abbiamo in comune gli stessi sentimenti per il Signore, no? Altrimenti ci troveremmo chi in una parte e in un'altra parte. Alleluia. Amen. E allora, attenzione, e c'è tutto sto canto con tutta questa fella sciocca, che c'encia,
perché se siamo qui e magari l'avversario vuole mettere nella nostra mente qualche pensiero, qualche cosa per distrarci, attenzione, perché il suo lavoro è questo, di distrarci. Amen? Noi allora dobbiamo lottarlo sforzandoci di realizzare il pari sentimento, in modo tale che dove veramente due o tre sono radunati nel mio nome, c'è la sua presenza. Amen? Amen. Alleluia. Amen. Quindi questo, perché se vedete noi ci sforziamo di realizzare il pari sentimento, allora il Signore, vedendo questa atmosfera, si apre e ci parla, ci ammaestra. Amen. Ci benedice. Alleluia. Amen. Se ci vede distratti, lui manco c'è da botta, neanche entra. Alleluia. Amen. E il Signore, quindi Gesù è qui e si muove tra di noi. Alleluia. Amen. E questo discorso che il Signore mi ha fatto fare, l'ho fatto fare appunto, dice, vedete che io sono qui, voglio muovermi in mezzo a voi, come avete cantato. Quindi ognuno di voi abbandoni ogni altro pensiero, ogni altra cosa, e si concentri in Cristo Gesù. Amen. Alleluia. Vogliamo cantare un altro cantico? Guardate che ora stavo cantando, cantiamo ancora meglio. Alleluia. Amen. Gesù, ti adoriamo con tutto il nostro cuore. Alleluia. Quindi è il momento di adorarlo, perché tutti lo amiamo, però c'è un momento, vedete, di adorazione. Gesù, noi ti adoriamo. E questa adorazione deve realizzarsi in una maniera, vedete, particolare. Perché se noi ci distraiamo, allora l'adorazione non può realizzarsi nella maniera gradita a Dio. Perché dice Cristo che mi onorano, ecco, con la bocca, ma non con il cuore. Alleluia, amen. Perché vedete, con la bocca noi possiamo fare tante, possiamo dire tante cose, possiamo fare tante promesse, possiamo, poi all'atto dici, ecco, l'amore. Amen. L'amore ci porta invece a agire in maniera diversa alle parole che noi magari possiamo dire. Amen. Gloria a Dio. Ora, dire Signore, noi ti amiamo, sì, lo potete dire, però Gesù, noi ti adoriamo, dice, vediamo come mi adorate. Alleluia. Vedete, il Signore mi ha fatto capire in questi giorni, diciamo, me l'ha sempre fatto capire, tant'è vero che questo argomento il Signore me l'ha fatto trattare diverse volte, cioè il fatto che quando il Signore mi deve rivelare qualcosa, ecco, mi apparta con la forza, per dire, no? In che senso? Che mi fa stare veramente male. Qualcuno potrebbe pensare, ecco, questa è una giustificazione, perché sta male, ora dice, intanto fratello, com'è che quando io sto male il Signore mi rivela le cose? e cose gloriose. E appunto, come il Signore mi ha spiegato e mi ha fatto spiegare, fratelli, non solo io, ma quando noi stiamo bene, noi, se non lo facciamo manualmente, però con la mente, facciamo tanti progetti, tanti pensieri, tante cose, e ostacoliamo, vedete, la comunione con il Signore. Quando invece il Signore ci fa stare male, che non avemmo manco voglia, ma campammo, certe volte qualcuno si sente male, allora dici, avacca, ecco qui, no? Ora sì che posso parlare con il mio servo. Ora sì che posso parlare con la mia servente, con la mia serva. Amen? Perché, ecco, non sta pensando niente, grazie che sta male. Ah, ma tu ora io dico una cosa. Penso che chi di più che di meno
siete state male, ogni tanto state male, sì o no? Quando state male, che vi vengono pensieri di fare così? Magari vi rivolgete al Signore, Signore stai male, mi sento male, Signore, Signore Uzzubeddu, ti prego, vero? Vedete, eh? Vedete allora che hai chi dà la medicina giusta? Lo stare male, amen, gloria a Dio, è proprio questo, alleluia. E perché effettivamente noi non possiamo, vedete, servire due padroni. Per carità, dici, ma io se il lavoro che faccio sto servendo due padroni? No, però non possiamo fare due lavori contemporaneamente. Quindi dobbiamo effettivamente abbandonare ogni pensiero. Ora, questa sera, grazie a Dio, siamo qua. Dici, stiamo una pochina di male, non è che stiamo perfettamente bene in salute, ma no, comunque stiamo a dritta. Allora, quindi, sta piccola forza che noi abbiamo non ci deve impedire di stare in comunione col Signore. Amen. Perché ancora questa sera, vedete, il Signore ci parlerà. Amen. Ci ammaestrerà, perché per questo ci raduna Lui. Perché altrimenti nella serie dei nostri casi. Amen. Allora, ora noi andiamo in preghiera. Chiediamo al Signore di liberarci da ogni pensiero che possa turbare lo spirito. Amen. Amen. Allora, andiamo adesso in preghiera. Alleluia, alleluia, alleluia. Lode, onore e gloria a te, Padre, alleluia. Benedetto il tuo santissimo nome, oh Signore. Così, oh Signore, non vogliamo presentarti solo e sempre, Signore, i nostri problemi. No, Signore, perché se dobbiamo amare il nostro prossimo come noi stessi, Signore, vogliamo presentarti i problemi anche degli altri. Signore, chiunque essi siano, Signore, che si trovano in bisogno. Non vogliamo, Signore, fare una selezione, ma vogliamo presentarti tutti i bisognosi del mondo. Signore, dando la precedenza alla parte spirituale. E poi, Signore, quella, Signore, fisica, Signore, materiale. Io, Signore, Tu che hai creato i cieli. Signore, l'universo, Tu che hai creato la terra, oh Signore, alleluia, è tutto ciò che essa produce, alleluia, perché l'uomo ne abbia beneficio. Ti preghiamo, Signore, questa sera, Signore, per tutti i popoli della terra. Signore, e Ti vogliamo anche pregare per, Signore, quello che sta accadendo lì in Medio Oriente e anche in altri posti. Signore, Tu hai detto, io vi do la mia pace, non come il mondo la dà. Ed è vero, Signore. Il mondo, anche se cerca la pace, ma non la trova perché non la conosce. Non sa dove abita, ma noi sappiamo dove abita la pace. E la pace è presso di Te, oh Signore. Alleluia. E noi Ti chiediamo grazia affinché la Tua pace, Signore, si estenda nel mondo intero. Alleluia. Ovunque ce n'è di bisogno. Aradanda la massita la massia, alleluia. Questo è quanto Ti chiediamo, Padre, nel nome di Gesù, con Te benedetto in eterno. Alleluia, amen, amen, amen. Alleluia, amen, gloria al Re dei Re, alleluia. Ti innalziamo, Signore, alleluia. Quello che dovrebbe fare tutto il mondo, perché ci pensate, gloria a Dio, tutto il mondo prende di tutto ciò che Dio ha creato. Quindi tutto il mondo, tutti gli esseri dovrebbero ringraziare Dio. Tutta la creazione dovrebbe ringraziare Dio, perché persino, guardate, persino le piante. Dice, le piante perché? Perché se Dio non facesse piovere, le piante si seccherebbero. Amen. Anche le erbe, le verdure. Quindi vedete come tutto è in vita, ha vita, grazie a Dio che dà la vita. Quindi vedete, eppure, guardate chi ringrazia il Signore, soltanto pochissimi. Alleluia. Che si possono contare, se si dice, sulle dita, alleluia, della mano. Amen, gloria a Dio. Quindi noi, vedete, dobbiamo effettivamente fare quello che il mondo non fa.
e pregare per il mondo che non fa. Amen? Perché effettivamente questo è nostro dovere, fa parte di ciò che Dio ci dona. Noi, vedete, avendo ora conoscenza di chi è Dio e quello che Dio fa per tutta l'umanità, per tutta la creazione, gli altri non comprendendo e che noi comprendiamo, allora dobbiamo fare noi quello che gli altri non fanno. Amen. E pregare per loro, perché tutti veramente glorificano il Dio e ringraziano il Dio. Alleluia. Amen. Gloria a Gesù. Alleluia. E così vogliamo, con l'aiuto e la guida dello Spirito Santo, leggere dove il Signore ha stabilito questa sera. Ed esattamente nel capitolo 5 dell'Apocalisse. Poi vidi nella mano destra di colui che sedeva sul trono un libro scritto di dentro e di fuori, sigillato con 7 sigilli. E vidi un angelo potente che proclamava a gran voce: chi è degno di aprire il libro e di sciogliere i suoi sigilli? Ma nessuno, né in cielo, né sulla terra, né sottoterra, poteva aprire il libro e guardarlo. Io piangevo forte, perché non era stato trovato nessuno degno di aprire e di leggere il libro, e neppure di guardarlo. Allora uno degli anziani mi disse: non piangere. Ecco il leone della tribù di Giuda, la radice di Davide, ha vinto per aprire il libro e sciogliere i suoi 7 sigilli. Poi vidi ritto in mezzo al trono e ai 4 esseri viventi e in mezzo agli anziani un agnello come ucciso, il quale aveva 7 corna e 7 occhi, che sono i 7 spiriti di Dio mandati per tutta la terra. Egli venne e prese il libro dalla mano destra di colui che sedeva sul trono, e quando ebbe preso il libro, i 4 esseri viventi ed i 24 anziani si prostrarono davanti all'agnello, avendo ciascuno una cetra e delle coppe d'oro piene di profumi, che sono le preghiere dei santi. E cantavano un nuovo cantico, dicendo: tu sei degno di prendere il libro e di aprirne i sigilli, perché sei stato ucciso e con il tuo sangue ci hai comprati a Dio da ogni tribù, lingua, popolo e nazione, e ci hai fatti re e sacerdoti per il nostro Dio, e regneremo sulla terra. Quindi vidi e udì la voce di molti angeli intorno al trono, agli esseri viventi e agli anziani. Il loro numero era di miriadi e di migliaia, che dicevano a gran voce: degno è l'agnello che è stato ucciso di ricevere la potenza, le ricchezze, la sapienza, la forza, l'onore, la gloria e la benedizione. Udì ancora ogni creatura che è nel cielo, sulla terra, sotto la terra e quelle che sono nel mare, e tutte le cose contenute in essi, che diceva a colui che siede sul trono e all'agnello: siano la benedizione, l'onore, la gloria e la forza nei secoli dei secoli. E i 4 esseri viventi dicevano: Amen. E i 24 anziani si prostrarono e adorarono colui che vive nei secoli dei secoli. Alleluia. Amen. Alleluia. Amen. Alleluia. E i 24 anziani si prostrarono insieme ai 4 esseri viventi e adorarono colui che vive nei secoli dei secoli. Vedete che alla fine ci sarà, l'adorazione di tutti i credenti. Amen. Che siamo credenti, e non solo credenti, ma siamo soprattutto figli di Dio. Amen. Perché, fratelli, Dio è nostro Padre, tant'è vero che Gesù poi ha insegnato a pregare così. Dice: pregate così: Padre nostro che sei nei cieli. Amen, gloria a Dio. Perché, ed è giusto, perché se Lui ci ha creati a sua immagine e somiglianza,
Alleluia. Amen. Quindi è nostro Padre. Alleluia. Quindi, però, vedete, anche se è nostro Padre, quindi che lo è a tutti gli effetti, è anche nostro Dio. Alleluia. E lui vuole, esige il massimo rispetto, ed è giusto. E guardate che non è una sua presunzione, una sua arroganza nel chiedere questo, perché se ci fate caso, nei 10 comandamenti sta scritto: onora tuo padre e tua madre, affinché, dici, i tuoi giorni ti siano prolungati sulla terra. Amen, gloria a Dio. Vedete quindi che non è un comando che lui ha dato esclusivamente per se stesso, che lui la stessa cosa la esige nei confronti dei genitori. Amen, gloria a Dio. Guardate che uno dei 10 comandamenti è per dire, perché i 10, diciamo, tutti i comandamenti di Dio sono importanti, però questi 10 comandamenti sono, possiamo dire, il massimo proprio. Amen? È un vero concentrato della legge di Dio, i 10 comandamenti sono. Amen, gloria a Dio. E lui mette proprio insieme ai 10 comandamenti questo: onora tuo padre, ama il Signore Dio tuo, il prossimo dopo, ecco, e onora tuo padre e tua madre. Alleluia. E allora, guardate, i 24 anziani e i 4 esseri viventi si prostrarono e adorarono colui che vive nei secoli dei secoli. Ora, sia glorificato Dio. L'uno, vedete, deve essere accompagnato dall'altro, cioè l'ammaestramento e la preghiera, come il Signore mi ha fatto dire: tanto noi non abbiamo firmato un documento con nessuno, né con i nostri predecessori, né con le chiese di oggi. Non è che firmiamo un contratto che dobbiamo fare su culto a settimana. Alleluia. Gloria a Dio. Perché appunto, vedete, i culti, che poi proprio questa mattina ascoltando la radio, è una cosa meravigliosa, sapete perché? Perché quando io ascolto i messaggi nella radio, per me sono nuovi, io non neanche me li ricordo più. Allora, sono nuove, io vengo ammaestrato, in verità ve lo dico, come è vero che l'Eterno io vengo ammaestrato, faccio gloria a Dio. Gloria a Dio. Quindi gli ammaestramenti, se ve ne accorgete, i nostri ammaestramenti, quello che il Signore ci sta dando, sono particolari. Amen. Non sono dei culti tanto così. Apertura, canto, ginocchio, preghiera, suggete, canto, testimonianza, canto, succede. No, il Signore come ci guida, noi agiamo. E l'ammaestramento, guardate, questo lo dico perché intanto la gloria è di Dio, perché fratelli, perché se io dicessi queste cose per trarne un vantaggio mio personale nei vostri confronti, sarei il più schifoso e miserabile uomo di questa terra. Quando io dico qualcosa, chiamo ad esempio la mia persona, è solo per dare gloria a Dio, perché io sogno, come dicono in dialetto, nudo, mescato con niente. Amen. Quindi tutto quello che io posseggo e do a voi lo ricevo dal nostro Padre Celeste, il nostro Gesù.
Allora, quindi gli insegnamenti che il Signore ci sta dando sono singolari, perché vedete, il Signore mi fa parlare, mi fa scherzare, non è mi su da parlare che tutti io in scuola e stavo di su così, no, io parlo, scherzo, no, mi conoscete, giusto, vedete, battute di scherzo, questa è la famiglia di Dio. Alleluia, non è già tanto, e poi quando scendono sono tutta un'altra cosa. Io, fratello, in verità ve lo dico, io come mi vedete, su pupito sogno quando sogno in terra, e scendo e faccio, dico, non è che cambia, ecco, quindi, e allora, il Signore ci sta, vedete, ammaestrando, e l'ammaestramento è importantissimo, ma non è tutto. Dici perché? Perché l'ammaestramento deve essere accompagnato dalla preghiera. Alleluia. Ora vedete, quando noi ci raduniamo, per esempio i giorni di culto, noi vediamo che le preghiere sono brevissime, perché andiamo in ginocchio, è giusto? A meno che il Signore non ci costringe a stare lì anche per ore. Amen. E poi pochi minuti e poi ci rialziamo, si passa la parola, il Signore ci ammaestra. Però vedete, non è tutto il culto. Quindi se durante la settimana il Signore non ci fa fare i culti e ce li fa dedicare alla preghiera, fa parte quindi la preghiera della preparazione. Alleluia. Amen, gloria a Dio. Alleluia. Fa parte della preparazione, perché se viene a mancare la preghiera, l'ammaestramento, gli insegnamenti che il Signore dà, risultano poi difficili da capire e difficili da mettere in pratica. Alleluia. Amen. E in poche parole, ecco, il Signore mi ha dato, vediamo se io mi saccio spiegare, mi ha dato questo esempio. Allora, la preghiera è paragonabile, è come uno che studia a casa, che studia per poi essere preparato per quando va a scuola, in classe. Non ci piaceva che vanno a scuola. Dice, però ora che siamo a riposo, non va ancora da scuola. Eh sì! Alleluia. Amen, gloria a Dio. Quindi, allora, se voi... quelli che state andando a scuola, se voi non studiate a casa, in chiesa stavo dicendo, a scuola, arrivate, come arrivate? Impreparati, è vero? Amen? Quindi, alleluia, la spiegazione dei professori non è tutto. È importantissimo, ma di uguale importanza è lo studio a casa, o no? Sì o no? Amen, gloria a Dio. Quindi chi non prega è come chi non studia. Amanti, e guarda voi cacca i cicchi. Pure a mia. Perché dici tu pure, se non preghi, io te cacca i cicchi. Dice, certo, Signore. Amen, gloria a Dio. Quindi vedete, la preghiera non è da trascurare, perché se c'è la preghiera, allora, se io studio a casa, quando arrivo in classe e il professore spiega, io la cosa la capisco a volo, perché studiai già a casa pure. Voi che andate a scuola, aiutatemi, è così o no? Se voi non studiate a casa, né prima né dopo, è inutile il professore spiega, ci sono tu e manco io. Quindi se noi veniamo in chiesa
e non studiamo, e non preghiamo, non sbagliare avanti, non preghiamo, quando eravamo alla chiesa non capiamo niente. Ma che disse fratello stasera? Quelle discorsi profondi, lui dice che sono discorsi profondi, ma io non ci capivo niente. Ma certo che non capiste niente, perché non preghi. Ma se tu pregassi, manco io apro la bocca che tu diria Amen! Capiresti a volo. Amen? Quindi allora, vedete, questa sera il Signore proprio dice, ecco, la preghiera è come lo studio. Il culto è come la spiegazione in classe. Voi altri non studiate a casa? E io lo faccio studiare in chiesa. Stavo dando un culto. E se mi facete sediare, dice Signore, ve lo faccio salutare pure due. Vi ricordate che non lo fece salutare 40 volte? 40 giorni? Eh? 40 giorni di studio, però all'ultimo fomo promossi. Fomo laureati. Mi scemmo alla fine delle 40 giorni di rivelazione di cose, arrivammo al tallone verso. Alleluia. Amen. Vedete? Quindi se non ci fosse stato quello studio, cioè quella preghiera, né io né voi avremmo capito. Saremmo arrivati a tal punto da capire le cose profonde. Perché tanto è vero, fratello, ma sì, va bene, ma che ne interessa. Intanto guardate come il Signore invece, grazie a quelle rivelazioni, grazie alle spiegazioni che ci dà del continuo, noi riusciamo a capire le cose meravigliose e misteriose che altri non capiscono. Alleluia. Amen, gloria a Dio. Ora, guardate, i quattro esseri viventi ci dicevano Amen, e i 24 anziani si prostrarono e adorarono colui che vive nei secoli. Il Signore mi ha fatto soffermare, io mi sono soffermato, diciamo, nell'ultimo versetto, però, alleluia, dice, vidi, alleluia, allora, dov'è? Egli venne e prese il libro dalla mano destra di colui che sedeva sul trono, e quando l'ebbe preso, il libro, cioè l'agnello, Gesù, amen? I quattro esseri viventi e i 24 anziani si prostrarono davanti all'agnello. Alleluia. Si prostrarono. Quindi, alleluia, avendo ciascuno una cetra e delle coppe d'oro piene di profumi che sono le preghiere dei santi. Che sono le preghiere dei santi. Quindi le nostre preghiere sono simili a profumi. Alleluia. Infatti dice, quando ebbe preso il libro, i 24 anziani si prostrarono davanti all'agnello, avendo ciascuno una cetra e delle coppe d'oro piene di profumi che sono le preghiere dei santi, e cantavano un nuovo cantico, dicendo: tu sei degno di prendere il libro e di aprire i sigilli, perché sei stato ucciso e con il tuo sangue ci hai comprati a Dio da ogni tribù, lingua, popolo e nazione. Alleluia. Quindi vedete, se non ci fosse stata la morte di Gesù Cristo, ecco, guardate l'ignoranza che c'è nel mondo. Ah, se veramente lui fosse stato Dio, figlio di Dio, non doveva permettere agli altri di farsi crocifiggere. Ora, ecco, vedete l'ignoranza che è brutta. Alleluia. Ma è quello, era quello il punto cruciale, alleluia, il punto più importante, alleluia. Infatti questi, guardate, che sono stati ammaestrati sia nell'udire che nella preghiera, che si, come facevano chissà a sapere che si dovevano prostrare davanti all'agnello? Se uno non si è prostrato mai e non sa come... Quindi ciò significa che i quattro esseri viventi e i 24 anziani erano stati ammaestrati anche nel prostrarsi davanti a colui che vive in eterno. Alleluia. Amen, gloria a Dio. Quindi non è solo ascoltare. Alleluia. Allora, vedete come
l'ascoltare viene pure accompagnato dall'adorazione, alleluia, dal prostrarsi. E cantavano quindi un nuovo cantico dicendo: tu sei degno di prendere il libro e di aprire i sigilli, perché sei stato ucciso, alleluia, e con il tuo sangue ci hai comprati a Dio da ogni tribù, lingua, popolo e nazione. E guardate come quelli del mondo, ecco le cose profonde che il Signore, vedete, ci insegna. E ora, quando guardate quelli del mondo, dicono: ah, se lui fosse stato veramente il figlio di Dio, oppure Dio, non avrebbe dovuto permettere che gli altri lo crocifiggessero, no? Invece no, guardate, quello è il parlare del diavolo in persona, se ci fate caso. Perché la stessa cosa, se tu sei figlio di Dio, scendi giù di croce e noi, perché non volevano che Gesù morisse. Quelli del mondo, quando dicono: ah, se fu lui fosse stato, sono i compagni di quelli che sotto la croce dicevano: se tu sei il figlio di Dio, scendi giù di croce e noi ci crediamo che sei il figlio di Dio. Invece qui guardate quelli che, ecco, sono stati ammaestrati e sono preparati spiritualmente, che vivono a stretto contatto con Dio, Arakatamanda la Massia, Dio, cantano un nuovo cantico dicendo: tu sei degno di prendere il libro e di aprire i sigilli, perché sei stato ucciso, non perché sei sceso dalla croce, perché sei stato ucciso, alleluia. E ci hai comprati con il tuo sangue da ogni tribù, popolo, nazione e lingue. Gloria a Dio. Fratelli, ci pensate quando Gesù gridava: padre mio, perché mi hai abbandonato? In quel momento, alleluia, salvava anche noi di ogni popolo, nazione, tribù e lingua. Altro se tu sei figlio di Dio, scendi giù di croce. Se lui fosse sceso di croce, noi, il padre avrebbe perso la battaglia, noi saremmo stati per sempre perduti, alleluia, condannati nelle pene eterne, alleluia, gloria all'Altissimo. Tu sei degno e ci hai comprati a Dio da ogni tribù, lingua, popolo e nazione, e ci hai fatti re e sacerdoti per il nostro Dio, e regneremo sulla terra. Guardate, gloria a Dio, ci hai fatti re e sacerdoti. A questo punto, quello che il Signore mi sta dando da capire in questo istante, ci hai fatti, ci hai comprati da ogni popolo, tribù, nazione e lingua, no? E ci hai fatti re e sacerdoti, alleluia, e regneremo sulla terra. E allora, per essere re e regnare con Cristo, bisogna ricevere una preparazione particolare, perché nel millennio il re della terra non si passeranno di liscio, perché nel millennio regnerà la giustizia assoluta. Nel millennio ci sarà il figlio di Dio, il re dei re, il signore dei signori, colui che è stato crocifisso. No, colui che siede su una comoda poltrona. Alleluia. Alleluia. Vedete che preparazione sbagliata. Guardate la vera preparazione che deve riconoscere che il Cristo è stato crocifisso. E che bisogna imparare ad adorare Dio, a prostrarsi davanti all'unigenito figlio di Dio. Alleluia. E ci hai fatti re e sacerdoti per il nostro Dio, e regneremo sulla terra.
cioè riferendosi al millennio. Fratelli, alleluia, ci hai fatti re e sacerdoti, grazie perché è stato crocifisso, non perché hanno fatto un corso di sacerdoti o di pastori, alleluia, ma perché, ecco, noi stiamo facendo non un corso, ma il Signore ci sta ammaestrando, ci sta insegnando a pregare, ci sta insegnando a prostrarci quando è momento di prostrarci davanti a Lui, alleluia, perché bisogna regnare con Lui da re e da sacerdoti, alleluia. E quindi, vedete, i re e i sacerdoti che ci saranno nel millennio non saranno simili ai re e ai sacerdoti che ci sono per ora. Perché tanto re che sacerdoti, del Signore, non ne parlano. Alleluia. Amen, gloria a Dio. I re, ecco, i re devono essere ammaestrati per il millennio e per il regno dei cieli, non per i votazioni. Amen. Alleluia. Perché, vedete, i veri re e i veri sacerdoti che dovranno, dovremo regnare con Cristo mille anni, dobbiamo essere preparati a livello spirituale. Ripeto, tanto re che sacerdoti. Alleluia. E attenzione, che il sacerdozio nel millennio non sarà come il sacerdozio di oggi, né come lo fanno, guardate, quelli che ancora sacrificano animali e glieli offrono all'Eterno, né come, vedete, il sacerdozio che svolgono i sacerdoti, diciamo, che ci sono oggi. Perché è un sistema non adatto per il millennio. Alleluia. Amen. Per il millennio il sacerdozio deve essere esercitato da persone scelte da Gesù Cristo, che ci ha comprati da ogni tribù, popolo, nazione e lingua. Quindi ci ha comprati, ci ha selezionati, ci ha scelti per essere re e sacerdoti. Alleluia. Quindi questi re e sacerdoti dovranno in questo periodo ricevere questi insegnamenti, questa preparazione spirituale, quella che sta facendo il Signore. Fratelli, re e sacerdoti, di tutto parlano, ma del millennio non ne parla nessuno. Del regno dei cieli e non ne parla nessuno. No, parlano di tutto, parlano di pace, ma sta pace dov'è? Dove la cercano? Alleluia. La pace va cercata nel luogo giusto. La pace non si trova ovunque. Ovunque si trova spazzatura, ammonizia. La pace si trova presso Cristo. Io vi do la mia pace, ha detto Gesù, e non come il mondo la dà. Quindi, vedete, i re e i sacerdoti devono essere portatori di pace. Alleluia. Qui c'è un sacerdozio e un regno di re che deve essere prettamente spirituale, perché deve avere a che fare
con il Dio dell'universo, con il creatore dell'universo, con il creatore che ha creato l'uomo a sua immagine e somiglianza. Allora, fratelli, dove sono questi insegnamenti? Dove li stanno dando? Nessuno. Quindi come può essere preparato, alleluia, il popolo del Signore per il millennio? Ecco perché, vedete, noi stiamo ricevendo un ammaestramento e una preparazione singolare. Però attenzione, ripeto, perché, alleluia, come gli anziani si sanno prostrare, anche noi dobbiamo saperci prostrare. Alleluia. Al momento giusto, alleluia, alleluia, amen, e nella maniera giusta, nella maniera gradita a Dio, alleluia, amen, gloria a Dio. Quindi c'è i fatti re e sacerdoti per il nostro Dio e regneremo sulla terra. Vedete che parla di regno sulla terra, alleluia. Quindi vidi e udì la voce di molti angeli intorno al trono, agli esseri viventi e agli anziani. Il loro numero era di miriadi e di migliaia, che dicevano a gran voce: degno è l'agnello che è stato ucciso. Fratelli, ecco, guardate, se il mondo d'oggi rispecchia la verità di Dio, la realtà di Dio, alleluia. Questi, alleluia, dicevano a gran voce, alleluia, amen, degno è l'agnello che è stato ucciso di ricevere la potenza e le ricchezze. Quindi degno è colui che è stato ucciso ed è risuscitato. Alleluia. No che è stato ucciso e resta ucciso. Perché Gesù è morto, sì, ma è anche risuscitato. Perché cercate il vivente fra i morti? Dissero gli angeli quando cercavano Gesù nel sepolcro. Amen. Perché cercate il vivente tra i morti? Alleluia. Sei stato ucciso. Quindi no. Alleluia. Allora, e quindi dicevano... vedete, ogni essere vivente, gli anziani, il loro numero era di miriadi, tutti questi angeli, guardate, e che diceva una gran voce: degno è l'agnello che è stato ucciso di ricevere la potenza, le ricchezze, la sapienza, la forza, l'onore, la gloria e la benedizione. Udì ancora, guardate, gloria di Dio, udì ancora ogni creatura che è nel cielo, sulla terra e sotto la terra, e quelle che sono nel mare, e tutte le cose contenute in essi, che diceva a colui che siede sul trono e all'agnello. Ma l'agnello risuscitato. Alleluia. Siano la benedizione, l'onore, la gloria e la forza nei secoli dei secoli. Ora, fratelli, non me ne vogliano, ma il Signore mi ha chiamato e ha unto le mie labbra col fuoco del suo Santo Spirito. Amen. Per parlare con verità, con la verità. Alleluia. Gesù è risorto. Alleluia. Gesù ora ha ricevuto l'investitura del regno, del millennio. Alleluia. E poi nei nuovi cieli e nella nuova terra, alleluia. Gloria all'Eterno. Quindi ora bisogna predicare il Cristo non crocifisso. Bisogna predicare Cristo risorto, che ha vinto, che ha tritato il capo al diavolo, alleluia. Gesù è vivente. La figura della croce è finita lì, sul Calvario. È stata spezzata, distrutta per sempre, insieme alla morte. Alleluia. Benedetto sia l'Altissimo. Udì quindi ancora ogni creatura. Vedete, gloria al Signore. Questo per far capire, per farci capire il Signore. Vedete quello che il Signore vuole, come si deve adorare
ogni essere vivente, tutto ciò che è vita, che ha vita, anche le piante. Alleluia. Ogni cosa. Alleluia. Udì quindi ancora ogni creatura che è nel cielo, sulla terra, sotto la terra, e quelle che sono nel mare, e tutte le cose contenute in essi. Amen. Che diceva a colui che siede sul trono e all'agnello siano la benedizione, l'onore, la gloria e la forza nei secoli dei secoli. Alleluia. Sia glorificato il Dio. Quindi a colui che siede sul trono e all'agnello siano la benedizione, l'onore, la gloria e la forza nei secoli dei secoli. E i quattro esseri viventi dicevano Amen. E i 24 anziani si prostrarono e adorarono colui che vive nei secoli dei secoli. Colui che vive nei secoli dei secoli. Cosa ha detto Gesù a Giovanni? Quando Giovanni ha visto, no, nell'Apocalisse, no, all'inizio, no? Dice, vidi uno che era in mezzo a sette candelabri, simile a un figlio d'uomo, vestito di una veste lunga fino ai piedi, dice, cinto di una cintura d'oro al petto. Il suo capo e i suoi capelli erano bianchi come bianca lana, come neve, e i suoi occhi somigliavano a una fiamma di fuoco. I suoi piedi erano simili a bronzo lucente, come se fossero stati arroventati in una fornace, e la sua voce era come il fragore di molte acque. Egli aveva nella sua mano destra sette stelle. Alleluia. E dalla sua bocca usciva una spada a due tagli acuta, ed il suo aspetto era come il sole che risplende nella sua forza. Quando lo vidi, caddi ai suoi piedi come morto. Alleluia. Quando lo vidi, caddi ai suoi piedi come morto. Giovanni cadde come morto. Alleluia. Ma egli mise la sua mano destra su di me dicendomi, non temere, io sono il primo e l'ultimo. Alleluia. Ed il vivente. Ascoltati, o popoli, o regni della terra, o tribù, popoli, nazioni, lingue, gloria al Signore, anche religioni di ogni specie, arracata, alleluia, sono il vivente, io fui morto, ma ora sono vivente, alleluia, per i secoli dei secoli. È questo Gesù che dobbiamo adorare, è in questo Gesù che dobbiamo credere. È questo nome che dobbiamo tenere alto al di sopra di ogni altro nome. Alleluia. Amen. Alleluia. Io sono il primo e l'ultimo, non temere. Ed il vivente. Io fui morto, ma ecco, sono vivente per i secoli dei secoli. E a colui che è vivente, alleluia, nei secoli dei secoli, e al Padre che lo ha mandato per salvarci, siano la lode, l'onore, la gloria, il ringraziamento e la benedizione, ora e sempre, in eterno. Amen. Alleluia. Amen. Dio ci benedica. Alleluia. 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 Amen. Vieni, Signore. Alleluia. Ti preghiamo, Gesù, torna più presto, Signore. Alleluia. Quanto è brutta la vita, Signore, come l'uomo l'ha abbruttita, Signore, e l'abbruttisce sempre di più. Alleluia, ti preghiamo, Signore, vieni, vieni e regna su noi, e che noi possiamo stare vicini a Te, insieme a Te, Signore, qui in terra e poi lassù nel cielo per tutta l'eternità. Signore, questo è quanto Ti chiediamo, alleluia, per la Tua gloria, Gesù, e per la gloria del Padre, benedetti da noi ora e sempre in eterno. Amen. Alleluia. Amen. Amen. Dio sia lodato. Abbiamo trasmesso il culto tenutosi nella nostra comunità il 20 luglio del 2014.